uomo libero, tu amerai sempre il mare, ma c'è mare e mare. Per quest'anno non cambiare, stessa spiaggia, stesso mare. Signori, Norberto Midani ci porta a Cervia, Milano Marittima, per si pa ti turist turist. E se poi vi mancano i grattacieli, noi a Milano Marittima ce li abbiamo per farvi sentire come a casa. Milano Marittima, che cos'è per lei? Allora, Milano Marittima è stata il sogno dei primi imprenditori del turismo che si sono spostati dopo la guerra dall'entroterra, dalle campagne, e si sono inventati questa località. E questi imprenditori pionieri hanno inventato un modello turistico che fino ad ora ha dimostrato vitalità e molta energia. Milano Marittima è bella come Milano, in più non c'è la metropolitana e si può andare al mare. Signor Mazzoni, ristorante storico di Milano Marittima, quando nasce? Allora, il Caminetto nasce nel 1970 ed è stata la nostra prima estate, perciò sono 51 anni che praticamente siamo qua. Un augurio che lei può fare? Che passi questo virus e che sia solo un brutto ricordo per tutta la popolazione italiana e mondiale, direi. Dove nasce la tua storia turistica? Studiavo economia e commercio e per la prima volta mi viene data l'occasione di gestire un locale nel 1995. Da quel momento lì capisco che era la mia storia. Dopo 6 mesi apro il mio primo locale e dal di lì in avanti ne ho aperti 3-4. Ti ricordi tutti e 4 i nomi dei locali? Ma certo, il Thai, lo Zorro, il Pais, il Sonora. Walter, da imprenditore romagnolo, fammi un saluto emozionale per tutti quelli che torneranno qui per la prossima stagione. Che in ogni caso, con qualsiasi formula, state sicuri che la Romagna si farà trovare pronta. Sympathy Tourist, il saluto a sorpresa. Ho girato il mondo in lungo e in largo, dall'Australia al freddo della Russia, ma non c'è niente da fare. Cervia e Milano Marittima sono inimitabili. Per forza, non le so imitare, allora che mi è rimasto da fare? Ci vado in vacanza! Scusate, c'ho un po' fretta, vado su a Milano Marittima a sciare.